Allora partiamo. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo secondo seminario tecnico della sesta edizione della KPDC School, iniziativa prodotta dalla collaborazione di AQM e di CSMT, che è una collaborazione di lunga data che vanta anche numerose iniziative di formazione. Vi tengo solo un minuto, giusto per introdurre, poi lascerei la parola all'ingegnere Luca Bonvini, che vi parlerà oggi della metodologia Bowler Die Casting, che è un accompagnamento alla scelta innanzitutto dei materiali degli stampi per avere le qualità prestazionali del getto. È proprio un progetto a tutto tondo che la loro azienda hanno proposto ed è erogato anche sotto forma di servizio. Bowler è un'azienda specializzata in questo campo del gruppo Westfield. Io sono Andrea Pasotti, in CSMT sono il responsabile della formazione, mi occupo anche di trasferimento tecnologico. Saluto anche Nadia Zilio che oggi rappresenta QM che vedete collegata. Ci saranno anche altri seminari da settembre, per cui la programmazione seguirà, quindi attraverso le newsletter e i nostri canali potete rimanere aggiornati e iscrivervi ai prossimi seminari della KPDC. Direi non tolgo altro tempo, se vuoi fare un saluto anche tu, Nadia. Prego. Sì, semplicemente buongiorno a tutti. Volevo semplicemente ricordare che nell'ambito della KPDC School, della scuola di prescolata che comprende anche la scuola a bassa pressione, abbiamo già l'evento calendarizzato per il 13 di settembre su quella che è la LPDC del futuro, quindi già fin d'ora cominceremo a promuovere l'evento la settimana prossima, ma intanto se vedete il 13 di settembre in AQM andremo a raccontare dell'LPDC del futuro. Buon lavoro. Buon lavoro a tutti. Ok, Grazie Nadia. Prego, Luca. buongiorno a tutti e grazie mille di aver dedicato un po' del vostro tempo per questa, diciamo, presentazione. Allora, per ora non vediamo ancora la presentazione. Ora sì. Vediamo però anche le note, quindi non so se hai un'altra modalità. Hai il microfono Luca, disattivato. schiaccia sul libro del PowerPoint. Se schiacci sull'iconetta libro invece che quella che hai, funziona. Perfetto, così la vediamo corretta. Ottimo. Hai il microfono disattivato, Luca? Mi sentite adesso? Ok, ti sentiamo. Fantastico. Adesso non vediamo Sì, però la presentazione. adesso la Ok, perfetto. ricondivido. Eh sì, perché immagino non vedevi più gli strumenti. Esatto. Come nelle migliori diciamo, presentazioni, ecco, vabbè, la difficoltà perfetto. tecnica è di partenza. A te Grazie la mille a parola, tutti. Grazie grazie. mille a tutti del tempo che avete dedicato per poter ascoltare queste presentazioni. Quello di cui vorrei parlare oggi è il Bowler Die Casting Concept, che concettualmente è un'opportunità che Bowler fornisce ai propri clienti attraverso un approccio sviluppato negli anni tramite toolmaker e fonderie per fondamentalmente tentare di rispondere a quelli che sono i trend e le necessità che il mercato va man mano a richiedere, che fondamentalmente sono sempre un incremento delle dimensioni, almeno per quello che possiamo vedere, un incremento delle dimensioni degli stampi con quelli che ormai sono abbastanza conosciuti come i gigacasting, quindi componentistica e stampi che diventano sempre più grandi, con diciamo, i nuovi
nuove sfide della parte delle mobility, che per esempio per quanto riguarda i vani batterie piuttosto che gli chassis per la parte dei motori elettrici, richiedono sempre componentistica dell'high pressure die casting, come anche in alcuni nelle ultime valutazioni molti dei componenti per riduzione del peso vengono realizzati, dei componenti delle macchine elettriche vengono realizzate attraverso la pressocolata, e quindi la quantità di stampi e la quantità di diciamo problematiche che il mercato richiede sono sempre più in evoluzione. Inoltre la possibilità, diciamo, di integrare nuove tecnologie come per esempio quella del 5G attraverso gli HeatSink, che richiedono, sono dei dissipatori che richiedono leghe e getti molto complessi con dei cambi di sezione molto, diciamo, spinti per la parte progettuale, sono tutte delle sfide che il mercato pone al settore di pressure die casting, ma anche ai materiali che devono diciamo poter supportare la produzione di queste componentistiche. Come voi poi sapete meglio di me, il mercato poi chiede sempre una riduzione dei tempi di consegna, delle più lunghe vite utili degli stampi, quindi queste, diciamo, richieste da parte del mercato, il BDCC, quindi questo approccio che Boehler ha tentato di sviluppare, volgono per tentare di aumentare quelle che sono le prestazioni dello stamp in termini di vita utile, di prestazioni a livello di savings riguardo i componenti, e quindi tentare di ottimizzare il più possibile lo stampo e il servizio che il cliente fruisce dal punto di vista del materiale, dello stampo e poi ovviamente quindi della fonderia che andrà in qualche modo ad impiegarlo, sempre con l'ottica di migliorare quelle che sono le performance dello stampo, le performance totali, non soltanto viste come una Luca, ti sei disattivato il microfono? Purtroppo io non posso riattivartelo. Ok, perfetto. Mi sentite adesso? Ok, non so a che punto, ma eventualmente riparto da questa slide. Sì, era pochi secondi. Quindi la parte, diciamo, di presentazione del progetto connesso con come migliorare lo stampo, ma non soltanto da un punto di vista di una diversa scelta del materiale, ma a tutto tondo quelle che sono degli improvement in generale per fornire un prodotto tecnologicamente avanzato per rispondere a quelle che sono le richieste del mercato di cui vedevamo prima. Il punto di partenza dei materiali è sempre, come possiamo dire, per quanto almeno riguarda Boehler, la parte dei prodotti NATCA. Come abbiamo prodotti, diciamo, la nostra gamma produttiva si appoggia direttamente su questo capitolato per la valutazione dei prodotti più performanti da fornire, da un punto di vista di quelli che sono, diciamo, dei grade più convenzionali come V300-V302, a, diciamo, invece che prodotti più particolari come sono dei prodotti VMR. O nel caso del V360 non è un prodotto codificato dentro all'interno della NATCA, ma viene è un materiale pensato per applicazioni ad alta usura e valutato direttamente secondo i parametri NATCA, ma ha una durezza molto più elevata, intorno ai 55 Rockwell. Questi prodotti, diciamo, queste tecnologie produttive, per dare un parametro del perché possono portare a un maggiore sviluppo dei risultati da un punto di vista del BCC, sono, diciamo, direttamente connessi con le qualità del prodotto che si viene a realizzare, anche dal processo di produttivo con cui vengono realizzati. Non sono prodotti convenzionali che comunque vengono previsti dalla NATCA, ma sono tutti quanti tipologie di prodotti pensati direttamente per il settore delle pressure die casting, in cui la trasformazione SR piuttosto che VAR migliora quelle che sono delle prestazioni a livello di livello inclusionale e di tenacità del materiale, soprattutto in un settore come quello delle pressure die casting, in cui il materiale viene stressato a livello meccanico e a livello di fatica in modi sia termici sia meccanici,
e quindi le qualità del materiale devono essere le migliori possibili per permettere un allungamento della vita utile del tool. Nel caso specifico, per darvi due parametri proprio numerici per comprendere le differenze, diciamo, di caratteristiche tra un prodotto, diciamo, convenzionale e quelli invece ESR piuttosto che VAR, che noi qui codifichiamo come UMR, sono per esempio il livello inclusionale previsto all'interno dei materiali, con quasi una riduzione di 5 volte delle inclusioni che sono difettosità, diciamo, esterne, che nei processi produttivi di produzione d'acciaio sono sempre comunque presenti, e questi processi di diffusione vanno a ridurre di queste discontinuità, e quindi una matrice più omogenea, priva di questi punti di discontinuità, ha una risposta più omogenea a livello di risposta termica e risposta meccanica, come anche per esempio a livello microstrutturale l'impatto di queste, diciamo, trasformazioni del materiale permettono di ottenere microscopicamente una parte, diciamo, di microstruttura più omogenea, ma macroscopicamente il materiale reagisce con una maggiore tenacità e quindi con una maggiore capacità di diciamo, supportare e sopportare diverse tensioni, e quindi gli stress dovuti alle pressure dei casting, quindi all'operatività, quindi allo stampaggio, al riscaldamento e raffreddamento dello stampo. Questi danneggiamenti, diciamo, li ho individuati in tre macrofamiglie. Fondamentalmente parliamo di quelli che sono dei danni a livello di termico, fatica superficiale dovuta a un diciamo, trasformazione della matrice metallica a livello di dilatazione e contrazione, che formano le famose, diciamo, i checkings, quindi cric a caldo superficiali, invece con danneggiamenti più in qualche modo massivi, in cui questi sono tipicamente magari anche una diretta trasformazione e un'evoluzione del difetto diciamo della primario, quindi avvengono delle cricche superficiali, dei cedimenti, diciamo, della matrice, dovuti magari a stress meccanici oppure stress termici, ma diciamo in un secondo step. Una parte anche dei danneggiamenti degli stampi, diciamo, sono connessi invece a usure superficiali piuttosto che a erosioni o attacco chimico da parte delle leghe, in cui magari ci sono delle incollature o degli attacchi chimici da parte di materiali, per esempio, a più basso ferro. Non ci sono materiali che in qualche modo sono immuni a qualsiasi tipo di aggressione, però il tentativo di limitare il più possibile l'insorgere di questa tipologia di difettosità allunga ovviamente la vita dello stampo e quindi riduce quelle che sono le difettosità che sono connesse per esempio ai pezzi di scarto. Quindi il tentativo di ottimizzare uno stampo con dei materiali o con delle tecnologie per migliorare e ridurre, allungare il più possibile l'insorgere di questo tipo di difettosità, ovviamente porta a dei risparmi a livello di tempo, a livello di costi, che sono l'obiettivo anche del BDCC. Questo dato era per darvi una visione di quello che è la problematica di cui vi stavo accennando prima, delle contrazioni con, diciamo, dilatazioni e gli stress dello stampo, in cui possiamo vedere il ciclo termico che praticamente la parte superficiale subisce tra le varie fasi di produzione, quindi di iniezione dell'alluminio, la parte di apertura e iniezione. Come potete notare, la differenza tra la linea continua, che riguarda la superficie, e la parte centrale, che riguarda invece il core del materiale, si allontanano notevolmente. È stato stimato che la differenza di un grado tra le due curve genera un carico di in compressione in un caso e in trazione nell'altro di circa 3 megapascal. Quindi più si riesce a livello termico a ridurre le diverse, diciamo, differenze di temperatura, più l'insorgere delle difettosità viene in qualche modo più possibile limitato.
in un caso, diciamo, invece per la densità della, questa slide mi sembra interessante dal punto di vista per darvi un'informazione riguardo alle caratteristiche sia a livello di durezza che di processo produttivo per quanto riguarda la densità di cricca a caldo. C'è un test che è stato fatto dall'acciaieria per valutare l'influenza della densità di cricche venutesi a formare sulla superficie di alcuni campioni che vengono praticamente testati all'interno, diciamo, di bagni di alluminio, e si può notare che la differenza in durezza superficiale comporta una più elevata, diciamo, presenza di cricche nel caso delle durezze più elevate rispetto a quelle invece di più basse, in quanto la più alta tenacità superficiale permette di superire alle differenze, diciamo, di dilatazione e compressione. I prodotti, per esempio, VAR, in questo caso permettono una maggiore resistenza a questo tipo di fenomeno, che è tra tutti forse probabilmente il più comune che si viene a formare. Una fase che riteniamo sempre essere di fondamentale importanza per quanto riguarda un buon risultato finale è sempre la parte termica, quindi ricordare sempre che i detensionamenti superficiali sia in fase di lavorazione che in fase di opera, quindi durante direttamente la produzione, sono fondamentali per riuscire a mantenere lo stampo in una condizione diciamo neutra, non tensionata, in modo tale da allungarne anche in questo caso la vita direttamente soltanto con dei processi non direttamente connessi con la tipologia del materiale, ma soltanto con una buona manutenzione, come ovviamente la parte di trattamento termico che se effettuata correttamente fornisce le caratteristiche migliori allo stampo per poter, diciamo, avere una vita lunga e produttiva nel tempo. Entrando maggiormente e più direttamente in che cosa è l'offerta del BDCC da parte di Böhler, la scelta del materiale non è l'unico parametro per poter ottenere uno stampo di qualità. È scegliere il corretto materiale nella corretta durezza diciamo insieme con tutti gli altri parametri di produzione. L'offerta del BDCC da parte di Böhler è di poter collaborare in tutte le fasi, dalla parte iniziale del design sino alla parte di processo, quindi di potervi essere di supporto in quest'ottica, diciamo portare magari quello che è il know-how accumulato nel tempo da parte di Böhler per la progettazione magari delle soluzioni anche per esempio l'additive manufacturing, piuttosto che nella scelta dei materiali migliori per quelle che sono le condizioni al contorno. Il BDCC in questo caso si basa la sua, diciamo, attività su 6 assi cardinali che raccolgono le informazioni del processo in modo tale da avere una immagine più completa possibile per poter suggerire e essere di supporto al progettista e alla fonderia per il materiale migliore da poter impiegare per un certo tipologia di stampo. In questo caso sono per esempio la tipologia della lega che viene impiegata, quindi lo spessore dello stampo che deve essere realizzato, se ci sono delle aree critiche, la tipologia ovviamente di lega, se è più alto ferro, più basso ferro, oppure le tipologie di macchine che vengono impiegate, su cui devono essere utilizzati gli stampo, la pressione, il filling factor, gli eventuali pesi del jet che possono essere coinvolti, la parte, diciamo, di lubrificazione, se la quantità, se elettrostatica, la tipologia e il tempo, sono tutti aspetti che coinvolgono delle caratteristiche che poi che il materiale può sfruttare o meno per allungare praticamente la parte, diciamo, di vita del tool, oppure ovviamente tutta la parte di termoregolazione, quindi quali sono le tipologie di fluido, le zone critiche, se ci sono delle simulazioni, il numero di layer magari che vengono utilizzati all'interno dello stampo. Sono tutti parametri che vengono raccolti da noi, diciamo, dall'acciaieria per fare un'analisi completa di quelle che possono essere le caratteristiche del materiale migliore per un determinato stampo.
come per esempio anche la parte delle caratteristiche inerenti direttamente al ciclo produttivo che vengono fatte tipicamente magari dal toolmaker, e quindi parliamo di tempi di contatto, velocità di iniezione, oppure per ultimo anche una parte relativamente alle temperature, quindi la gestione dello stampo da un punto di vista di temperature superficiali, o come abbiamo visto per poter avere un parametro di delta T tra superficie e cuore dello stampo, e quelle che sono, diciamo, le differenze tra la superficie e prima e dopo la fase di lubrificazione e di raffreddamento. Questo per lanciare, diciamo, una scelta, un albero delle decisioni per capire se un materiale adeguato per lo stampo può essere un materiale, come possiamo dire, buono per tutte le applicazioni, come per esempio potrebbero essere i materiali V1-2343, il V300-2344-V302, oppure invece se sono necessarie delle soluzioni tecnologicamente più avanzate che puntano verso una maggiore tenacità, una maggiore resistenza come il V350, oppure a una maggiore resistenza alle cricche a caldo superficiali, quindi ci sposteremo da questo punto di vista verso materiali come i VMR, oppure invece se la richiesta e la necessità del cliente diventa una richiesta di resistenza superficiale, quindi una resistenza abrasione, come per esempio il V360. Soluzioni ulteriori possono essere nel campo dell'additive manufacturing, quindi Böhler, Voestalpine, producono direttamente nei centri di stampa, direttamente del gruppo, soluzioni additive manufacturing che utilizzano gli stessi materiali di cui vi sto presentando le caratteristiche. Per avere una visione spaziale e, diciamo, della decision tree che vi ho mostrato nella slide precedente, questo secondo me può essere un'idea divisiva di dove i materiali e quali sono le caratteristiche che li accompagnano per poter dare una visione di impatto semplicemente spaziale per quali sono le caratteristiche che ciascun materiale del tipo migliora. E quindi poter permettere una scelta più rapida di una tipologia di applicazione. Ovviamente tutti i materiali devono essere poi trasformati in realtà in componentistica, quindi parliamo di uno stampo che è realizzato in molteplici parti e con inserti, piuttosto che le parti dello stampo, piuttosto che core pin, o addirittura il discorso di... per esempio i C-blocks per la parte dei gas. Ciascuno di questi elementi poi ha magari un materiale proprio particolare. Alcuni di questi componenti, per esempio, basandosi su quello che è l'esperienza che Voestalpine ha raccolto nel tempo, vengono realizzati in tecnologie additive manufacturing, quindi con delle soluzioni in cui il materiale, l'inserto o il componente viene realizzato con dei canali conformati direttamente realizzati in fase di stampaggio, quindi preparati in fase come di produzione dell'inserto, che possono ottimizzare le prestazioni e influire enormemente sui risultati e sulla vita utile dello stampo, a livello, per esempio, in alcuni casi di minori danneggiamenti a livello di usura, come nel caso per esempio dei core subinserter, e quindi abbiamo un aumento della vita con dei tempi per esempio di riduzione di downtime, oppure nel caso per esempio dei distributori, dei minori tempi ciclo, quindi un'ottimizzazione della produzione. Tutte queste soluzioni insieme col materiale in realtà volgono a un'ottica più globale, nell'insieme di avere uno stampo tecnologicamente più performante e per ottenere dei risultati migliori in termini di vita utile e in termini economici.
da questo punto di vista abbiamo realizzato un sistema, possiamo chiamarlo calcolatore, che permette una più completa valutazione economica del progetto dello stampo, non solo a partire da un prezzo iniziale, come magari è la prima, diciamo, la più facile visione di un progetto, ma tenendo in considerazione anche tutta una serie, diciamo, di costi indiretti che molte volte magari non si riescono a valorizzare in una fase iniziale del progetto, ma che attraverso questo calcolatore Böhler ha tentato di fornire e diciamo di permettere al cliente una più chiara visione completa di un eventuale progetto. Questo calcolatore permette fondamentalmente di valutare dei costi con i risparmi connessi a inferiori quantità di pezzi di scarto che vengono prodotti con magari una soluzione tecnologicamente più avanzata, magari con finestre di manutenzione, quindi di downtime degli stampi più brevi, e quindi un'ulteriore produzione, o addirittura, come vedevamo prima, minori tempi ciclo. Tali risparmi, che molte volte magari sono contabilizzabili a pochi centesimi per pezzo, ma che, se considerati complessivamente, permettono di valutare un investimento di uno stampo a livello globale e valutare quello che è un punto di break-even, quindi di ritorno dell'investimento, che in molte volte è molto inferiore a quello che voi potreste immaginare. A molte volte parliamo in termini di pochi mesi per il rientro dell'investimento iniziale, e dopo questo investimento tutto il resto praticamente è guadagno da un punto di vista di pochi centesimi per pezzo risparmiati per il non reworking delle parti, minori tempi di manutenzione. Sono piccoli risparmi che vengono effettuati dall'utilizzatore finale, quindi dalla fonderia, ma che, se conteggiati in totale, alla fine molte volte sono ordini di grandezza superiori al costo, per esempio, di uno stampo tecnologicamente più evoluto. Per darvi una visione molto più economica di quello che vi stavo raccontando, per esempio questo è un caso pratico in cui avevamo un caso, diciamo, convenzionale con un tasso di scrap rate intorno all'8,2%. L'introduzione di una soluzione additive per un inserto ha avuto un effetto di una riduzione dei costi da scrap rate di circa 166.410 euro. E l'ulteriore investimento in un sistema praticamente di canale di distribuzione con la parte, diciamo, sempre additive e i canali conformati ha ridotto ulteriormente i costi, da un punto di vista che ha ridotto di 4 secondi il tempo ciclo, per un risparmio totale di oltre 400.000 euro. In questo caso è stata fatta proprio un'analisi puntuale dei risparmi e rispetto a quello che erano i costi di questi inserti, di queste soluzioni, e inoltre c'era anche una parte connessa a quelle che erano una differente tempistica di pulizia dello stampo, in quanto questi inserti miglioravano la pulizia, permettevano dei tempi di pulizia più brevi tra una fase di manutenzione e l'altra, e quindi nella stima totale dell'investimento praticamente il cliente è andato a risparmiare quelli che erano, come potete vedere, con una soluzione additive oltre 350.000 euro. Quindi parliamo di pochi centesimi a pezzo per avere un grande ritorno invece a livello di produttività. Stesso tipologia di approccio possono essere, per esempio, l'impiego di rivestimenti superficiali, sia per gli stampi o per gli inserti, mediamente più per inserti o per esempio per core pins, in cui la resistenza del rivestimento molte volte fa davvero la differenza da un punto di vista di ridurre quello che è il cambio, la
problematica connessa all'usura dell'utensile, all'usura dell'inserto, in quanto il rivestimento fornisce una barriera ad alta resistenza verso l'erosione. Per darvi un parametro, anche in questo caso abbastanza pratico, di che cosa vuol dire, è stato effettuato un test di immersione dentro dei componenti, e effettuato su un 2343, e potete abbastanza vedere in maniera visiva come l'effetto praticamente del coating ha aumentato la vita dell'inserto da un punto di vista tra le 32 ore con una perdita in peso di circa l'80%, mentre il componente rivestito superficialmente arrivava oltre a 76 ore, ma in quel caso non ha perso più del 25% del peso. Molti dei clienti che hanno collaborato con noi per quanto riguarda il BDCC sono aziende che hanno creduto dall'inizio in una collaborazione a tutto tondo per la realizzazione degli stampi, e quindi vedete alcuni, mediamente il settore automotive è quello maggiormente coinvolto in queste soluzioni, ma anche per la parte elettronica e componentistica. Molti dei casi pratici che tra poco vi mostrerò sono disunti da queste collaborazioni effettuate con questi clienti, e che quindi hanno portato alle ottimizzazioni di cui vi facevo vedere poco fa. Un esempio pratico e operativo di un supporto frizione, in cui si è passati da un materiale 2343 convenzionale, in cui praticamente si rilevavano a fine vita delle cricature superficiali e un reticolo di cricca caldo, nonostante lo stampo abbia avuto una vita utile del 100%, la sostituzione dello stampo con un materiale V350, quindi con maggiori caratteristiche a livello di tenacità, ha permesso un aumento al 175% della vita utile, con gli stessi livelli di durezza. Oppure, per esempio, in un caso più complesso, se vogliamo vederlo, una sede di piantone dello sterzo, sempre nel settore automotive, si passa da quello che è un 2367 in SR, in questo caso la problematica erano delle cricature superficiali sulla parte superficie del mold, e invece delle usura all'interno della parte, diciamo, dei core, quindi dell'interno dei piantoni. La soluzione aveva avuto un risultato al di sotto delle 100.000 stampate. La soluzione proposta, attraverso una scelta alternativa di materiali con delle soluzioni, in questo caso anche di un rivestimento, in questo caso parliamo di un V400, quindi un VMR, quindi un VAR, e un materiale invece V360 ad alta resistenza a usura, rivestito in questo caso. Allora, io non sento più nulla. Vedo bloccato tutto, ma non so se è solo una cosa mia. No, Greta, ti confermo che anch'io ho detto che cacchio è successo. Quindi in questo momento abbiamo perso Luca. No, eccolo, adesso lo rivedo. È tornato. Ok. Avevo un effetto di popping, ma non so che cosa fosse.
Pronto? Ci siamo, ci sentiamo. Okay. Ah, ok. Non so da che punto mi avete perso. E abbiamo perso, secondo me, qualche minuto. Dallo slide precedente. È di nuovo bloccato. Magari Luca prova a rientrare e uscire e rientrare, vediamo. Vediamo se torna. Non so se è ancora collegata Marta, la collega, vediamo se magari anche insomma, tramite lei riusciamo a riportare il relatore. Ci siete? Assolutamente sì, ti vediamo e cominciamo a rivedere tutto. Ok, fantastico. Temo che ci sia un problema di connessione, ma abbiamo connesso in hotspot. Riprendo, okay, perdonatemi perfetto. L'inconveniente tecnico. Stavamo parlando della parte, diciamo, per esempio, degli injector pins. In questo caso il cambio di materiale era tra un 2343, quindi un materiale standard con una litturazione superficiale, grossi problemi di usura superficiale e di gross crack sui materiali. La sola sostituzione con il V360, quindi con un materiale a più alta resistenza a usura, senza la litturazione superficiale, ha permesso quasi una resa di 3 volte tanto. Quindi in questo senso intendo soluzioni più innovative e più performanti. Nell'ottica del un aumento delle parti, anche se l'impiego e l'utilizzo di materiali più costosi, perché non è innegabile, sicuramente ci sarà una differenza tra questo materiale e quello che in questo caso c'è addirittura l'introduzione, ma il delta delle parti prodotte ha sicuramente un valore assoluto più elevato per il cliente da un punto di vista di non fermare la produzione, minori del tipo tempi di approntamento, più produttività e quindi nell'ottica di raggiungere più velocemente il risultato che il cliente richiede. In questo volevo voluto lasciare anche in questo caso era una situazione di un campo lievemente diverso, parliamo addirittura in Sud America, in cui era un rubinetto per l'acqua, realizzato in questo caso un materiale che era un 2357, quindi un materiale comunque un po' diverso a quelli utilizzati nel settore della pressure casting. In questo caso praticamente la resa è stata di 100 volte tanto. Nell'impiego di un materiale, diciamo, adeguato, corretto per l'applicazione che il cliente stava cercando. Spendo due parole anche sulla parte eventualmente dei rivestimenti superficiali per darvi proprio un paragone a livello delle prestazioni ottenibili da un punto di vista di l'impiego, per esempio, di un coating, in questo caso su un cover d'automotive. Stesso materiale, la problematica del tipo è sempre usura superficiale e quindi le cause del cedimento sono
di una problematica di erosione dello stampo, ma il rivestimento superficiale ha permesso una vita dello stampo in totale oltre di 120.000 shots. Quindi parliamo del doppio della durata del materiale dello stesso materiale precedente, ma non rivestito. Oppure in un caso come per esempio dei water jacket, che tra l'altro sono uno dei nostri prodotti, diciamo, che realizziamo direttamente tramite la casa madre Vestalpine, realizzati da parte del gruppo, quindi secondo le specifiche del cliente, in questo caso il rivestimento ha portato con il medesimo materiale e medesime caratteristiche a più del 50% di vita in più. E in questo caso un water jacket, come sicuramente sapete, sono degli inserti intercambiabili utilizzati per la fusione dei blocchi motori. Sono estremamente sottili le pareti che devono andare a realizzare e devono sopportare dei carichi termici enormi, quindi un diciamo incremento di produttività anche solo del 50% è sicuramente un grosso improvement di una soluzione, diciamo, rivestita. Un dato sempre per parlare di numeri e dare una possibilità di comprensione più tattile di che cosa, per esempio, può voler dire un rivestimento di un certo tipo o un prodotto non rivestito. In questo caso una soluzione fatta nel medesimo materiale, ma in un caso rivestito con un certo tipologia di rivestimento che viene prodotto dalla nostra consociata della che si chiama Efer, che ha alcuni produttori anche su territorio italiano. Quindi potete vedere i costi di produzione dell'inserto sono gli stessi, la parte dei coating sono ovviamente a vantaggio di un rivestimento convenzionale, quindi la soluzione operativa più costosa è quella con il V360 con rivestimento dell'Eifler. Ma nell'ottica finale è quanti inserti sono serviti per effettuare la produzione totale? Parliamo di 68 per la soluzione non rivestita, 12 invece per la soluzione col Dupex Tegral e 28 invece con la soluzione convenzionale. Alla fine i costi totali sono stati a vantaggio ovviamente di una soluzione, diciamo, seppur più costosa nell'ottica iniziale, alla fine i costi per il cliente sono stati inferiori, i costi totali sono stati inferiori, con un savings di oltre 25.000 euro rispetto a quello che è una soluzione standard. Questo per diciamo dare un parametro semplicemente di una scelta di un materiale con migliori caratteristiche, uno stampo a più alta tecnologia, quindi con anche dei costi più elevati, non sempre sono solo costi iniziali. Molte volte, e l'ottica con cui il BDCC e il gruppo Boiler sta tentando di approcciare i clienti e supportarli in quest'ottica, è quella di far comprendere un total cost of ownership, quanto nella totalità costa al cliente una certa tipologia di soluzione, e quindi davvero un risparmio sullo stampo per un risparmio iniziale genera un risparmio in tutte le varie fasi, oppure invece valutandolo nel complesso il cliente può essere trasferito un'idea globale della vita dell'utensile per migliorare, come dicevamo inizialmente, l'improvement, e quindi andare a seguire e rincorrere un po' il mercato da questo punto di vista. Grazie mille a tutti per l'attenzione, e se c'è qualsiasi domanda è sempre ben accetta. Grazie ancora. Grazie mille Luca. Se ci sono domande potete utilizzare la chat oppure aprire il microfono e procedere. Aspettiamo un attimo, che anche l'altra volta sono arrivate non subito le domande. Aspettiamo qualche minuto. Intanto te ne faccio una io. Sì. E questo approccio BDCC allunga i tempi del processo produttivo? L'acciaieria ha predisposto un team
direttamente in acciaieria, ma anche direttamente sulle sales company, per raccogliere, come avete visto, i parametri, i dati del BDCC, le informazioni importanti, e creare una connessione col cliente, tentando di accelerare il più possibile la parte, diciamo, di scambio di informazioni che possono portare alle fasi decisionali, per esempio, del materiale. E quindi nell'ottica di, sappiamo che in molte volte le scelte, le decisioni di realizzazione di uno stampo, di valutazioni, richiedono tempi molto rapidi da un punto di vista di progettazione, della richiesta di realizzazione. E quindi l'ottica della acciaieria, tentando di seguire questa tipologia di tempistiche, è quella di offrire al cliente, a chi decide di coinvolgersi in questa tipologia di progetto, un servizio dedicato, e quindi tentando di ridurre il più possibile quelle che sono tutte le tempistiche, diciamo, di scambio, e quindi per ottenere il risultato desiderato. Grazie mille. Figurati. Nel frattempo ne è arrivata una in chat, anzi due. La prima è: con quale tecnologia additiva sono realizzati gli stampi? Gli inserti vengono realizzati con praticamente delle tecniche a letto di polvere, quindi ci sono dei centri di stampa a Düsseldorf in Canada e nella zona del Far East, che hanno, diciamo, delle diverse specializzazioni, quindi ciascuna, nel senso, hanno delle particolari polveri. Nel centro, per esempio, di Düsseldorf è il centro più grande, dove invece stampano praticamente tutte le tipologie. Il W360, che è uno dei materiali, diciamo, che consideriamo adatti per il settore delle pressure die casting, viene stampato direttamente a Düsseldorf con delle stampanti dedicate, in quanto la questione praticamente della gestione della polvere in questo caso è molto molto particolare, per realizzare uno stampo il più possibile esente da difettosità, e quindi che possa avvicinarsi il più possibile alle condizioni di un forgiato, quindi della parte, diciamo, di un pezzo intero un componente tipo barra, che è quello che magari viene considerato come progetto standard, come prodotto standard. Ottimo, ti ringrazio. L'altra domanda è invece: avete esperienze specifiche su applicazioni di tasselli stampanti in AM su getti pressofusi strutturali in lega di magnesio? Per la mia esperienza non ho ancora visti di questo settore per le leghe di magnesio, però posso sicuramente, se il signor Ciavolella mi segno giù il suo riferimento, mi informerò sicuramente se abbiamo magari presso altre sales company dei casi per le leghe di magnesio, e sono ben felice di condividere ogni cosa che possiamo con lui. Perfetto, poi comunque condivideremo la tua presentazione con tutti i partecipanti, quindi con i tuoi contatti eventualmente per qualsiasi domanda. Se ci sono altre domande, prego. La boiler è comunque sempre disponibile e aperta, poi ci sono anche dei miei colleghi in presenza a poter, diciamo, poi raccogliere eventualmente ogni necessità, quindi se in questo momento magari non ci sono delle informazioni o vi vengono in mente in questo momento, una telefonata, diciamo, saranno ben felici di potervi assistere. Esatto. Leggo. Sì, vai, leggi pure. Per quanto riguarda i centri di stampa, si trovano a Düsseldorf in Canada e zona tipo Singapore e Cina. Tutte le attività vengono veicolate attraverso la sede italiana, quindi una volta che
avete una necessità di un eventuale stampo o di un inserto fatto nella tecnologia additive, noi contattiamo direttamente quelli che sono i centri di stampa più adeguati per il materiale che o per la soluzione che avete necessità e vi inviamo direttamente la quotazione per la soluzione, che può essere, diciamo, per esempio in full additive, quindi nel senso realizzata 100% in tecnologia, diciamo, stampa, oppure per, che è una soluzione che viene impiegata abbastanza frequentemente adesso in questo periodo, per ridurre quelli che sono i costi, se ci sono delle possibilità di realizzare delle basi praticamente in materiale, diciamo da barra piuttosto che lavorato meccanicamente, e su queste fare praticamente la stampa 3D. In questi casi si parla di tecnologia hybrid e praticamente la parte dei canali conformati o la soluzione viene fatta solo per la parte conformata, quindi per la parte stampata. Invece la parte massiva dell'inserto, che magari viene inserito poi all'interno dello stampo, è invece un materiale convenzionale. E quindi il costo totale dell'inserto va a essere più contenuto. Perfetto, grazie mille. Allora, vediamo se ci sono altre domande, altrimenti tra un attimo vediamo, ci salutiamo. Eccola, ci sono studi su tensioni per M con tecnologia ibrido, quindi pregi, meno costi e svantaggi? Tensioni nell'ottica da un punto di vista della durata dell'inserto? Ralph, se vuole. Sì, ok, perfetto. Ok, sì, abbiamo dei parametri, praticamente sono stati effettuati dei test di durata tra, per esempio, inserti realizzati in convenzionale, quindi con, chiamiamolo, un componente fatto da barra, quindi un inserto barra, piuttosto che un componente invece realizzato con tecnologia additive. In questo caso ovviamente la parte dei canali conformati non è stata attivata, ma puramente a livello di resistenza, diciamo per esempio di usura piuttosto che di degradamento della soluzione o delle tensioni delle caratteristiche della soluzione additive rispetto al bulk. Quello che si è potuto vedere è che rispetto ai prodotti convenzionali, ovviamente le soluzioni additive che vengono proposte sono di materiali già prestazionalmente più elevati, ma la riduzione di prestazione tra una e l'altra è praticamente poco apprezzabile. Però anche in questo caso, se può esserci un interesse, posso organizzare magari con chi, così le condivido la parte dei dati su quelle che sono le caratteristiche del test effettuato per questo aspetto. Eccoci, grazie mille ancora Luca. È stato un piacere, grazie a tutti del tempo che mi avete dedicato. Nei prossimi giorni riceverete la mail di follow up con appunto la presentazione che avete visto oggi, un questionario di soddisfazione e la registrazione comunque del webinar da rivedere. Grazie mille a tutti della partecipazione e buona giornata. Arrivederci, buona giornata a voi. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.